Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Questo tempo dove, non so se è il principale senso, ma c'è un grande senso nel mondo di orfanta, un mondo orfano. Questa parola ha un'importanza grande. L'importanza che Gesù ci dice: non vi lascio orfani, vi do una madre. E questo anche è il nostro orgoglio. Abbiamo una madre. Una madre che è con noi, che ci protegge, che ci accompagna, che ci aiuta. Anche nei tempi difficili, nei momenti brutti, la Chiesa è madre. È la nostra Santa Madre Chiesa, che ci genera nel battesimo. Ci fa crescere nella sua comunità e ha quegli atteggiamenti di maternalità, la mitezza, la bontà. La Madre Maria e la Madre Chiesa sanno carezzare i suoi figli, danno tenerezza. Pensare alla Chiesa senza questa maternalità è pensare a un'associazione rigida, un'associazione senza calore umano, orfana. E dove c'è maternalità c'è vita, c'è gioia, c'è pace, si cresce in pace. Quando manca questa maternalità soltanto rimane la rigidità, quella disciplina e non si sa sorridere. Una delle cose più belle umane è sorridere a un bambino e farlo sorridere.